Amici di Rossini TV, come passa il tempo, siamo arrivati alla quinta puntata di affrontare le minacce della rete, capire, prevenire, proteggere e siamo qua con eh, coloro che ci hanno accompagnato in eh, questo percorso e diamo il eh, benvenuto a Gianmarco Cecconi e a Marco Lano. Buonasera. Buonasera. Siamo qua per, per eh, completare un po' tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino a ad oggi è un ragionamento abbastanza eh, articolato, l'abbiamo sviluppato attraverso diversi eh, argomenti e diversi dettagli. Eh, ci siamo domandati come concludere questo ciclo, questo forse primo ciclo di trasmissioni, perché ehm, ovviamente ci sono tante cose che non sono state dette sul tema e eh, vorremmo eh, andare a, a chiudere i tasselli Gianmarco, però in realtà la materia è talmente vasta che siamo consapevoli. Di avere solo appena appena sollevato il coperchio. Sì, se sì, noi in realtà eh, ci confrontavamo prima su Marco, poi quando ci sentiamo durante la settimana per poter eh, decidere che cosa fare o gli argomenti da trattare in trasmissione, siamo accorti che abbiamo usato un 10-15% del materiale che abbiamo a disposizione, delle cose che sì. volevamo dire, quindi magari questo può essere di buon auspicio per, per continuare poi in un futuro a, a parlare con, con voi e con gli spettatori di, di, di questa tematica così importante. Eh, quindi sì, eh, cerchiamo di dare in questa ultima puntata di questo primo ciclo no, che abbiamo, nel quale abbiamo affrontato queste problematiche della rete, quelli che sono eh, gli identikit no? perché poi alla fine io credo che anche l'esigenza di, di, di un genitore, di un insegnante o di un educatore è anche quella di accorgersi eh, se ci sono delle, delle problematiche con eh, i ragazzi con cui abbiamo a che fare e, e che vogliamo, a cui vogliamo dare una mano. Quindi l'importante è, è cercare di, di conoscere, di riconoscere eh, alcuni sintomi, alcune, alcune, alcune cose che capitano. E quindi su questo no, ci siamo studiati un pochettino l'identificato, quelli che sono i dati adesso con cui questi ragazzi hanno a che fare con la rete, no? perché qualche per esempio sondaggio è una ricerca che il Telefono Azzurro ha fatto per esempio prima del Covid, si dice che i ragazzi tra i 12 e i 18 anni passano dalle 3 alle 4 ore al giorno sui, sui social o chattando o sul telefono, ma questo è un... È una ricerca fatta prima del Covid, quindi questa cosa è sicuramente aumentata. Io eh, lo dicevo, mi sembra la prima puntata, quando, quando parlo con i ragazzi mi rendo conto che io ho i ragazzi delle scuole medie e, e quindi da, da, dagli 11 ai 14 anni le 5 ore al giorno passate tra la chat telefonica, la Playstation, la console e il computer... E, sono il minimo insomma quindi eh, per cui dobbiamo essere consapevoli di questo quindi eh, eh, questo gli comporta um, un um, contatto massiccio con quella che è la realtà virtuale quindi dicevamo nella scorsa puntata che è la difficoltà di togliersi dalla vita eh, virtuale a quella reale la difficoltà di, di rapportarsi e poi c'è tutta una serie di eh, di aspetti psicologici e anche fisici, no? uno stato di malessere un repertino cambio di umore, perché se io passo tutto il giorno ad avere rapporti virtuali, no, mi manca poi tutta la formazione di quella che, che è se io passo invece la vita con rapporti umani effettivi, veri, no? quindi eh, anche il cambio di umore, oppure la dipendenza che i nostri ragazzi, ma anche noi abbiamo, di aspettare il, um, il, la, 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 il like che arriva, la notifica, il messaggino. No? Adesso, eh, i ragazzi hanno un'applicazione che si chiama BeReal no? e aspettano tutto il giorno eh, il, il, la suoneria del telefono che gli dice quando fare eh, la fotografia di quello che stanno facendo. No? BeReal vuol dire sì reale no? e quindi eh, fammi vedere che cosa stai facendo, la funzione dell'applicazione è questa no? e quindi ho due minuti per mettere la mia fotografia eh, in rete e eh, eh, se io la metto entro due minuti sono autorizzato poi a postare dopo qualche ora la, la, la foto successiva, se no vengo punito e eh, vengo isolato. Dal... Quindi c'è tutto questo mh, eh, meccanismo per cui eh, i nostri ragazzi stanno lì, ma anche noi lo facciamo ad aspettare eh, qualcosa che. Ci dica al telefono di fare, no? Quindi c'è tutta un'alterazione di quella che è la nostra realtà, il nostro modo di. di... Quindi c'è questo rapporto compulsivo di controllare costantemente quello che avviene nella nostra vita virtuale. E, e quindi poi c'è anche. La percezione sbagliata, la non più percezione di quello che sono i bisogni primari, no? i ragazzi che stanno quattro ore davanti al computer, davanti alla console, non si ricordano più neanche se hanno fatto merenda, se hanno fame, hanno sete. Adesso capito quando se serve no? quell'applicazione eh, del, del, eh. del telefono, dello smart watch, dell'orologio de, de, de che ti dice quando è ora di andare a bere. Serve quello praticamente. Eh, esattamente, ti se dice, ti ti ricordo, un po' guarda. che sei lì e devi andare a bere. Eh, Gianmarco, scusa se ti interrompo, sì. ma io sì. ti sto ascoltando come se poi sì dall'altra parte mm. del televisore perché ho questo privilegio io sono qua ma eh, sono il telespettatore numero uno e non so se mi devo preoccupare perché il mio smartphone okay. mi dice che io sto più di 5 ore al giorno eh, e non sono uno di mm. un adolescente eh, in condizioni diciamo eh, in una giornata tipo quelle nelle quali non ho ovviamente riunioni impegni eh, oggi per esempio siamo in studio questi 20 minuti di trasmissione mm. chiaramente non li impegno stando mm. al telefono però diciamo che ci sono dei momenti in cui eh, Devo preoccuparmi secondo te, o dipende anche da cosa ci faccio, poi perché eh, io se ci penso è vero, so tanto, però io mh, faccio acquisti, vado a vedere, eh, non è che voglio nobilitare il tempo che perdo, eh, però vado a vedere il significato di alcune parole scrivo, eh, addirittura anche alcuni, alcune riflessioni le scrivo sullo smartphone invece che con la penna. Devo preoccuparmi secondo te oppure no? Allora, la, la, la risposta è nella domanda, nel senso che eh, anche a me capita spesso quando guardo alla fine della giornata quante ore ho passato no? nella famosa applicazione che c'è su Android dove c'è scritto benessere, ci dice quanti, quante ore abbiamo passato davanti al cellulare. Quindi, anche a me spesso capita che di, di, di superare le 4 o le 5 ore. Eh, che sono tante, perché se togliamo le ore lavorative, io della mattina a scuola eh, il telefono è spento, quindi, eh, per cui eh, sono tante. Bisogna capire e fare una riflessione su qu qual è il tempo eh, dedicato e com'è questo tempo dedicato e per quale motivo abbiamo dedicato questo tempo eh, a, a stare in rete o, o a vivere una vita virtuale, tra virgolette, diciamo. Se le cose sono superflue, si poteva fare a meno, oppure una passeggiata al parco era uguale e non perdevo niente, anzi guadagnavo qualcosa in salute e in benessere, allora forse dobbiamo preoccuparci. Se invece per lavoro, eh, oppure perché io sento eh, un mio parente che abita lontano e gli faccio la videochiamata perché voglio sapere come sta e ci sto decine e decine di minuti, questa cosa non credo che debba destare preoccupazione. Abbiamo sempre detto in tutte le puntate che la tecnologia ci aiuta eh, a vivere meglio, dobbiamo saperla utilizzare, quindi non dobbiamo demonizzarla. Eh, dobbiamo capire bene qual è. Eh, la qualità del tempo che utilizziamo anche all'interno di, di questo che è lo strumento della, della rete o il telefonino o la tecnologia, Marco, io mi viene da chiederti vorrei, una cosa sulla, sulla, sempre su questo identikit, no? Ma sì. prima, prima dimmi tempo. No, volevo rispondere no, uh -huh. alla stessa domanda certo. che ha fatto a Gianmarco. Credo che sia molto meno grave per te, che ormai è, è circa la mia età, no? un po' di più, mi sa. Siamo adulti, <ride> grandi, no, anche io ho superato 60, <ride> che per un adolescente. Perché. Il problema è questo, che il nostro cervello è mai formato. Uh -huh. Il cervello degli adolescenti no, è in via di sviluppo. Certo. E una recente ricerca che stanno facendo una, negli Stati Uniti, a Tulsa, una famosissima, una, tutta una serie di università in Oklahoma, eh, è stata data una trasmissione anche recentemente su Presa Diretta, sta dimostrando che purtroppo una elevata esposizione sulla piattaforma dei, degli adolescenti, provoca comunque delle variazioni fisiologiche nel cervello, ah, beh, beh. da un punto di vista emozionale e cognitivo, determina, aumenta tantissimo l'ansia e la depressione dei ragazzi, e il loro cervello è in via di formazione, e si sta trasformando rispetto alle generazioni precedenti, perché questi scienziati hanno preso un gruppo di ragazzi, ogni anno gli fanno un attacco al cervello, li fanno venire alle loro università, li studiano da un punto di vista clinico, e hanno visto che purtroppo il cervello si sta modificando rispetto alle generazioni precedenti, perché siccome loro sono sempre davanti a una piattaforma, davanti a un video, davanti comunque a un tablet, sono molto esposti, si sta aumentando la parte del, cerve del cervello deputata alle visioni dell'immagine, però a scapito della parte del cervello deputata al controllo dell'ansia, dell'aggressività e delle relazioni sociali. Questo è il dato negativo. Quindi è molto più grave un'elevata sovra, sovraesposizione sovra per un adolescente. Cioè, da noi ormai questo, non c'è no, niente da ecco, guastare. Insomma, noi ormai siamo già, già, già guastati. Quello che c'era da guastare è già guastato, eh, ecco, ecco, per cui bravo, eh, ecco. okay. no, ti volevo fare la domanda invece da, dall'esterno, no? da, da, eh, giocando sempre con questo discorso del poliziotto. Da poliziotto, no? il sì. poliziotto eh, guarda una folla indiscriminata e, e probabilmente ha l'occhio per identificare, eh, non dico proprio il delinquente, ma insomma, insomma distingue. Tu quando entri in una classe, quando entri in uno spazio dove c'è gente che è venuta a seguire una, una tua conferenza, riesci eh, con una occhiata diciamo più o meno eh, approfondita a capire eh, qual è il livello di esposizione e di coinvolgimento delle persone che sono venute in questa cosa che possiamo a tutti gli effetti in certi casi definire eh, qualcosa di negativo, quasi una, una, un, una patologia? Ma è tanti anni che vedo? In qualche modo sì, in qualche modo sì. Infatti io non parlo seduto dietro, il, dietro la scrivania o dietro un tavolo, giro, giro proprio in mezzo alla classe, in mezzo ai ragazzi. E tante volte mi soffermo su proprio alcune ragazze che vedo che stanno attenti ma fino a un certo punto perché risultano un po' inassenti. Anche perché per dire è stata una stessa ragazza di una scuola media a raccontarmi quello che le aveva provocato perché l'elevata sovraesposizione a un cellulare, perché i suoi genitori gliel'hanno messo in mano a 5 anni, questo me l'ha raccontato lei, lei ha detto che stava ore e ore, quasi tutto il giorno a 5 anni già con il cellulare in mano, ha cominciato ad avere delle crisi epilettiche, okay. ha cominciato ad andare a scuola a dare le testate sul banco e proprio per questo motivo poi è stata bullizzata, perché si comportava in questo okay. modo strano okay. e lei ha detto, per fortuna adesso i miei genitori mi hanno mandato ad uno psicologo e sono riuscito a superare questa fase. Questa fase. Quindi, sì, si nota, riesco a notare qualcuno che, che chiaramente sembra apparentemente staccato un pochino dalla realtà, perché questo, come diceva anche prima Gianmarco, provoca la, una, una troppo elevata sovraesposizione ai cellulari o comunque alla, a un computer, a un tablet, a una piattaforma. Gianmarco, continuiamo a usare al meglio questo tempo sì, che sì. Eh, ci rimane in questa no, quinta no, puntata. Mi, mi attacco subito alla sovraesposizione, no? che poi... Cosa fa? Ci espone questi ragazzi a dei rischi, no? perché il mondo della rete comunque va, va, va affrontato nel modo giusto. No? E io, eh, per esempio, io quando, quando ho occasione di parlare con i ragazzi chiedo sempre: ma, eh, tutti hanno ormai alle medie, quasi tutti, il profilo Instagram, no? allora chiedo ai ragazzi: ma quando, se voi postate una bella fotografia su Instagram mentre state studiando nella vostra camera, nella scrivania. Eh, è una fotografia innocente che non comporta nessun rischio oppure è una fotografia pericolosa? Tutti mi dicono che non c'è niente di male a postare una fotografia di questo tipo, allora io gli faccio riflettere su questo. Io posto una bella fotografia eh, di me stesso che sta studiando nella mia camera eh, e nella mia scrivania c'è eh, la medicina che sto prendendo. Eh, nella mia scrivania dietro le mie spalle c'è il poster della squadra per cui tifo eh, c'è il cd del mio cantante preferito eh, io quindi sto dando e poi magari sottoscrivo anche questo è il terzo giovedì di fila che passo a casa da solo quante informazioni ho dato a chi mi ha individuato a chi mi sta in qualche modo studiando e sta cercando di mettersi in contatto con me perché mi vuole eh, utilizzare, perché mi ha riconosciuto come una potenziale vittima. Gli ho detto che io il giovedì pomeriggio sono a casa da solo. Ho detto a, al mio carnefice che, eh, che mi piace un cantante, che ho l'asma perché magari c'è la medicina dell'asma sulla scrivania eh, e che tifo per il Milan, quindi è una passione. Quante armi ho dato a, a disposizione alla persona che mi vuole contattare per eh, cercare di aprire eh, il buco o la crepa che si è creata magari per una mia vulnerabilità? E quindi questa è una cosa che noi dobbiamo far capire ai ragazzi, perché poi cosa succede? Io in un episodio, nella prima immagine che, che guardiamo, che ho portato, eh, c'è un episodio del mio libro dove racconto come un, un ragazzo che si chiama Cristiano... Eh, non si rende conto, forse alla fine della serata quando scrive il diario qualcosa gli viene, il dubbio gli viene eh, perché lo chiede al diario, ma conosciuto, ha conosciuto una persona e lui non sa quando noi conosciamo una persona che sta giocando con noi in una piattaforma quanti anni ha, chi è, può avere un profilo falso, ci dice che ha 13 anni, in realtà ne ha 50 o 60. E, e lo scopo non è quello di giocare. Quindi lui ha conosciuto questo signore, questo pseudo signore, pseudo ragazzo, non lo so, e alla fine che gli ha regalato dei, dei crediti. E, dopo, e lui per ringraziarlo, alla fine ha cominciato a parlare con questo signore e questo signore gli ha chiesto il numero di telefono. Da lì può cominciare un'odissea un difficile da gestire. Quindi noi dobbiamo far capire ai ragazzi che certe informazioni non, non vanno date e che. E dobbiamo utilizzare la, la piattaforma nel modo giusto. Poi, nella seconda immagine, sempre presa da, 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 una, da un episodio del mio libro, io parlo di una problematica che esiste e anche i ragazzi non, non la dicono, ma se si insiste un po' si capisce che questa cosa c'è, è molto più diffusa di quello che noi pensiamo, che è il vamping. Il vamping è un termine che indica la dipendenza che molti ragazzi, ma anche persone adulte, hanno nel stare nella rete e quindi fare chattare o guardare filmati o comunque interagire con la rete durante le ore notturne ed è molto più diffuso di quello che noi pensiamo e i ragazzi io per quello che consiglio ai genitori di fare un accordo con i figli il telefono alla sera va messo non in camera nel comodino ma in un'altra stanza e poi va ripreso la mattina e questo vale anche per il computer oppure la sera magari quello che possiamo fare noi è cliccare il pulsantino del wifi sul router e togliere la connessione wifi così evitiamo eh, ogni tipo di problema da quel punto di vista perché i, nostri, perché i ragazzi ma anche gli adulti c'è un disturbo nuovo che è quello del vamping eh, che ci impedisce di dormire, di riposare con tutte le cose che noi eh, alla fine mh, eh, possiamo riscontrare e, e abbiamo nella vi, in una vita nella quale non dormiamo, non riposiamo bene eh, cosa possiamo fare? ecco, possiamo possiamo eh, chi è ecco, un genitore? Quello che può fare è parlare con il proprio figlio e chiedere per quale motivo sente il bisogno di, di, di chattare durante la notte, che cosa cerca in questi chat, e di cosa paura nel chattare il giorno. No? E quindi cominciare un confronto che è, secondo me è molto costruttivo e che spesso, lo dicono le ricerche, risolve queste problematiche del, de, di un disturbo come quello del vamping. Che ripeto, è molto più diffuso di quello che noi pensiamo. Quindi, e poi lasciare, evitare il più possibile di lasciare soli, questo vale soprattutto durante il giorno, i ragazzi durante, davanti al PC. Perché noi non, i pericoli che ci sono dietro il PC sono tanti, le strade sono tantissime, molte i ragazzi non le conoscono e spesso non le imboccano virtuali, anche strade pericolose che possono portare a a incontri molto pericolosi. Allora, sul vamping sono tranquillo, mi hai eh. tranquillizzato, io eh. faccio Tutti quelle dormi di dormite, bene. Io, eh, io, quando, io quando mi metto c ho, c ho 12 secondi al massimo, ma anche meno, anche 5 secondi. Dal momento in cui penso adesso dormo, al momento in cui dormo eh, non, non, passa, non passa tempo. Per cui su quello sono tranquillo, al massimo mi sveglio per vedere se mio padre si è svegliato troppo presto, ma niente di più. Invece volevo ri, eh, riandare da, cui, da, da, da dove siamo partiti. Non siamo qua per vendere libri, questo vorrei sottolinearlo 100 certo. volte, non è questo l'obiettivo. Non abbiamo messo in piedi e non metteremo in piedi le eh, cinque puntate, mm. ma neanche voi mettereste in piedi eh, un ciclo di conferenze nel quale andate appunto nelle scuole per vendere un libro. Ma questo libro è prezioso, per cui è da qui che siamo partiti ed è qui che torniamo. Ci torniamo per due motivi: primo perché ricordiamo che la prefazione. E di Marco Lanzi, e vorremmo chiedere a lui eh, che cosa ha trovato in questo libro e che cosa eh, ha scritto in questa prefazione. E poi per dire che in finale eh, questo libro diventa anche uno strumento tecnico perché nel finale eh, ci sono oh, delle indicazioni su una specie di glossario e sulle mh, varie forme. Ovviamente, aggiornate quando è uscito il libro perché mi esatto, dicevi che sì. ne escono continuamente di applicazioni di altre cose, però ci sono quelle più consolidate, le messaggerie, WhatsApp mm. e tutto il resto, eh, TikTok e via discorrendo, Telegram, eh, dove vengono spiegate alcune cose, per esempio, ci sono i limiti di età. Per essere iscritti a Telegram bisogna avere almeno 16 anni, per essere iscritti a WhatsApp più o meno uguale, insomma voglio dire ci sono delle regole che nella maggior parte dei casi non, non solo non si sanno, ma anche se si sanno, sì. vengono trasgredite. No, queste in realtà forse si sanno, ma non uh -huh. vengono assolutamente eh, rispettate perché mandato. non c'è nessuna sanzione. Mm. Ecco, Quindi okay. uno la viola, non succede niente. Praticamente è una specie di codice deontologico. De De codice, così, deontologico così, sì. insomma, dai, codice etico. Mm. Sì. Eh, Marco, come ti sei incrociato con questo libro e che cosa hai scritto in questa prefazione? Allora, come io ho iniziato con Gianmarco a fare queste conferenze, poi un giorno Gianmarco mi ha detto: Guarda, ho scritto anche un libro e Volevo però fartelo prima leggere perché mi, mi piacerebbe anche che tu facessi la prefazione a questo libro. Questo libro mi è piaciuto molto perché io ho letto tanti libri sul bullismo, se vuoi bullismo. però questo è un libro che nasce da storie vere. Si capisce che è stato scritto da un professore, da un insegnante che vive queste cose con i suoi ragazzi. Si vede. Sono, è, è chiaro, non sono. Sono casi che veramente ricorrono spessissimo. Io stesso, quando incontro i ragazzi, come ho già detto nelle altre puntate, spesso sono gli stessi ragazzi a raccontare le loro storie, di essere stati vittime di bullismo. Quello che vedono io e Gianmarco, tante cose le scopriamo. Poi lui insegna nella scuola media, le scopriamo proprio dai ragazzi delle scuole medie che loro sono i veri nativi digitali. E loro veramente, dal punto di vista tecnologico, sono addirittura molto più bravi dei ragazzi delle scuole superiori. Io Ogni volta che vado in una scuola in media imparo un qualcosa di nuovo da loro, come Gianmarco. Infatti, Gianmarco mi ha già detto che insomma, ha già così tanto materiale che potrebbe scrivere forse altri due o tre libri. Ed è scritto in una forma molto originale, sotto forma di diario, molto semplice, di facile lettura, ma molto, molto significativo. E mette il focus ovvero, su tanti problemi e non solo, perché comunque. Gianmarco, che ripeto nelle nostre conferenze, recita sempre la parte del poliziotto buono, mette in evidenza anche tanti aspetti positivi che comunque offre la rete. Purtroppo, gli aspetti positivi ci sono, certo, però è giusto anche sapere che il primo, la prima causa di morte fra i nostri adolescenti sono gli incidenti stradali. La seconda causa di morte sono legati a problemi legati alla ansia e depressione dei nostri ragazzi: ansia e depressione. Che come ho detto prima, addirittura da un punto di vista scientifico, alcuni scienziati americani stanno mettendo in evidenza con degli studi scientifici. Addirittura anche gli ultimi dati statistici, quelli dell'ultimo biennio, subito dopo la pandemia, dimostrano che sono aumentati del 75% i suicidi fra gli adolescenti. 75%, la differenza di due anni, eh? Certo. Del 60% gli autolesionismi. Quindi poi non li capisco, io più forte di me, ma non riesco ad arrivare. Anche qua, ogni tanto mi piace leggere, io quando facciamo le conferenze, Gianmarco raccontiamo sempre storie vere, non c'è niente inventato, anche perché spesso, come sappiamo, la, la, la realtà supera la fantasia. Ma è vero, è assolutamente vero. Quindi abbiamo così tante cose che accadono che veramente riusciamo a far vedere solo un decimo del materiale, anche meno forse, di quello che abbiamo a disposizione. Però un psicoterapeuta che ha chiesto a una ragazza. Che si è lanciata dalla finestra, che per fortuna chiaramente ha riportato delle ferite gravi, ma è sopravvissuta. Gli ha chiesto: Perché l'hai fatto? Lei cosa risponde a questa ragazza? Temevo, temevo di non valere. Temevo. Ah ecco perché faccio fatica a leggere: Temevo di, di, di non valere nulla, di essere inadeguata, di essere invisibile ai miei genitori. Non mi hanno mai considerata, mi hanno sempre costretta a fare quello che volevano loro: a vestirmi come volevano loro, a mangiare come volevano loro, ad iscrivermi alle scuole come volevano loro, ad essere brava come volevano loro. A scuola dovevo essere perfetta e se portavo dei voti che erano sotto il 9 era quasi una tragedia. Facevano la faccia triste e poi dicevano che dovevo, dovevo impegnarmi di più e mi sono iscritto all'università che hanno voluto loro. C'è un famoso psicoterapeuta che ha scritto proprio un libro "Sì te stesso a modo mio". Troppe volte noi genitori cerchiamo di sì, diciamo eh, "fai quello che vuoi", però in effetti vogliamo far fare ai nostri figli quello che vogliamo noi certo. e vanno in crisi, vanno in crisi. Questo forse è sempre esistito, però se vogliamo approfondirlo perché adesso è diverso. È diverso perché i nostri ragazzi, sotto certi aspetti, sono molto più soli. Perché un tempo la famiglia erano più unite, ognuno non stava sul cellulare, c'era il momento in cui si stava a casa, tutti, entrambi i genitori forse non lavoravano. E quindi i ragazzi avevano qualcuno anche a, a cui appoggiarsi in famiglia. E soprattutto non esistevano tanti amici virtuali, ma tanti amici reali. Quindi, se adesso un ragazzo entra in difficoltà proprio per questi motivi non trova nessuno dal punto di vista fisico reale, tante volte, al quale rivolgersi per poter chiedere essere aiuto o qualcuno che è in grado dall'esterno di poter individuare che lui è un malessere. Perché è una delle frasi ricorrenti che purtroppo tutti i genitori dicono quando hanno un loro figlio, si toglie la vita, tenta a togliersi la vita, dicono cadono proprio dalle nuvole, non è possibile. Veramente io non me ne sono accorto, non te ne sei accorto, però tante volte purtroppo l'autolesionismo o il tentativo di suicidio e per alcuni ragazzi questo lo dicono tutti gli esperti l'unico modo per dire io esisto non sono invisibile io esisto allora, ci siamo, ci siamo quasi, eh, stiamo per salutare. Chiudate, per cui, io vi lascio, le... vi lascio completamente Chi... la parola perché eh, sì. se, 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 se vi rubo del tempo, eh. mi sembra di rubarlo a tutte le tematiche eh, che abbiamo affrontato, che abbiamo toccato eh, e, e che abbiamo stimolato nell'attenzione dei nostri telespettatori. No, Io dico, faccio la, la, continuo a fare la parte del poliziotto buono anche nella trasmissione televisiva. Chiudiamo eh, anche per alleggerire un po', perché abbiamo parlato di argomenti importanti, seri e, e anche difficili da, da, da affrontare, no? E con eh, un, qualcosa di positivo, no? nel senso che, eh, prendendo sempre spunto da, da un episodio del mio libro, io parlo di metaverso, no? Quindi eh, partendo dal concetto che questa tecnologia o questa realtà virtuale o questa rete è un, che è un fenomeno che noi non possiamo fermare e tornare indietro, ma è un fenomeno che è destinato a continuare e a modificare di molto la vita che è quella nostra. Io in un episodio del, del libro parlo di un ragazzo che viene a contatto con la, la realtà del metaverso e quindi può andare a fare una partita, per esempio con gli occhialini virtuali, nel Camp Nou di Barcellona e fare anche gol. Che per un ragazzo di 13-14 anni è un sogno che si realizza, no? Con tutti i tifosi che cantano il suo nome in coro. Ecco. Eh, questo per dire che cosa? Per dire che noi eh, viviamo in un mondo in cui la, la tecnologia sta cambiando ogni giorno, ogni minuto, oserei dire, eh, la, la, la nostra vita e noi abbiamo eh, il dovere di, di conoscere eh, se vogliamo affrontare nel migliore dei modi questa, questa realtà che ci aspetta. Quindi, eh, noi io spero, adesso siamo in conclusione, eh, di aver dato un piccolissimo contributo per iniziare un'attività di, di conoscenza che ci porta poi alla condivisione eh, con quelli che sono i nostri figli, i nostri ragazzi, eh, per affrontare nel migliore dei modi quella che è la realtà di tutti i giorni e quello che è il contatto che abbiamo con la rete. Marco, un saluto conclusivo? Sì, io spero che durante queste cinque trasmissioni siamo riusciti a darvi almeno un'idea no, di quello che andiamo, raccontiamo, diciamo, esponiamo durante i nostri incontri. Chiaramente noi non abbiamo l'arroganza di volerci sostituire ai genitori nell'educazione dei loro figli, però chiaramente cerchiamo di dare. Eh, Rendere un pochino più consapevoli i ragazzi, che in virtù della loro età non sono consapevoli dei pericoli ai quali vanno incontro, quali, come abbiamo visto, postare una foto per sbaglio, un video per sbaglio, pensando di fare uno scherzo invece poi incorrere in, tut, in tutta una serie di reati anche molto gravi. e come, come abbiamo detto più volte è importante anche però raccontare, incontrare i genitori, perché i genitori sono migranti digitali da un punto di vista. Tecnologico c'è cioè un grosso gap, una grossa differenza fra le conoscenze che hanno loro da un punto di vista, di di punto di vista digitale, e i loro figli. Quindi è importante far capire: state attenti che i vostri figli dovete starli sempre vicino, non lasciateli soli. Anche perché loro da un punto di vista digitale sono molto bravi, però mancano di consapevolezza. Quella consapevolezza, quei valori, eh, quei consigli quelle attenzioni che voi dovete invece prestare loro, dovete starli veramente vicino proprio per cercare di indirizzarli sulla strada giusta, come ha detto in una delle scorse puntate, fargli capire che a un certo punto essere voi a dire, a fargli vedere che il semaforo è rosso, non soltanto nella vita reale ma anche nella vita virtuale, quando per caso stanno andando nella direzione sbagliata. Io non aggiungo altro perché quello che abbiamo fatto secondo me è proprio questo, quello di dare... Eh, attenzione a una serie di cose che non si sanno e, e cercare eh, di stimolare eh, anche se vogliamo la curiosità in chi ci ha seguito eh, verso questo eh, mondo eh, un po' particolare del quale magari sappiamo ma sappiamo poco ecco approfondiamo sicuramente quello che è emerso nel corso di queste cinque puntate è, è soprattutto questo eh, non giriamoci dall'altra parte non eh, fingiamo che eh, non esista sperando che se noi fingiamo che non esista allora non ci sarà. Questo è eh, il, eh, il tema sul quale tra l'altro concludiamo, vi lasciamo eh, e che eh, dà la possibilità di eh, rilanciare eh, nella vostra attenzione e magari anche sul vostro input la possibilità di avere un altro o altri cicli di puntate per le quali come abbiamo avuto modo eh, di sentire il materiale non manca e la disponibilità eh, di eh, Gianmarco Cecconi e di Marco Lanzi sicuramente non si farebbe desiderare. Grazie a voi, grazie a tutti e se ci sarà l'opportunità e la possibilità ci rivedremo con un nuovo ciclo di queste tradizioni. Grazie anche a te Paolo. Con speranza stesso. diciamo grazie arrivederci. Grazie <ride> agli ascoltatori per averci seguito in queste cinque puntate, grazie anche a te per la tua professionalità e la tua capacità di interagire con noi anche su materie che non sono le tue, eh ma certo. hai fatto, devo dire, puoi venire con noi. Grazie, <ride> con noi raccoglierò l'invito, raccoglierò l'invito volentieri. Grazie, grazie ancora.